Il mio cordiale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia. Se le elezioni sono finite, o quasi, perché manca ancora, nonostante il tempo passato, qualche sezione, ci sono stati alcuni problemi nel Siracusano, però i giochi sembrano fatti. E allora, adesso si va verso un nuovo Parlamento regionale siciliano, una nuova giunta di governo e nostro ospite, gradito, collegato, con noi, il presidente della regione uscente, Nello Musumeci, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi. Presidente, buongiorno, ben trovato. Grazie direttore, buongiorno a lei e buongiorno a chi ci segue. E allora, Presidente, fra poco passerà il testimone, cosa ha da dire a chi le subentrerà? No, nulla se non l'augurio di buon lavoro, nulla perché il presidente Schifani è persona autorevole, è persona esperiente, ha avuto ruoli di grande responsabilità alla presidenza di Palazzo Madama. Nessun consiglio, nessun suggerimento. Spero possa fare meglio e più di quanto non abbia fatto io col mio governo in questi 5 difficilissimi anni, caratterizzati anche da calamità e dalla pandemia che per 2 anni circa ci ha costretti a rallentare, dedicandoci alla tutela della salute della nostra comunità. Per il resto sono davvero contento di lasciare Palazzo Orleans, che ho trovato fuori legge, materialmente fuori legge, perché un palazzo non a norma con le leggi vigenti, soprattutto in materia di prevenzione, di sicurezza. Un palazzo che aveva perso il suo decoro ed è il paradigma di quello che abbiamo trovato alla regione. Ecco, un palazzo abbandonato, la regione abbandonata, un palazzo insicuro, la regione insicura. Oggi Palazzo Orleans ha riacquistato il suo doveroso decoro. Abbiamo già predisposto tutte le misure per renderlo a norma di legge. E abbiamo persino aperto la mensa per il personale alcune settimane fa, mancava, e quindi il presidente Schifani troverà una signora regione, come si dice dalle nostre parti, con le carte in regola, con una trattativa finanziaria già avviata con lo Stato. Con gli strumenti di pianificazione che mancavano e che sono stati tutti redatti, devo dire che lascio una regione che oggi detiene 3-4 primati a livello nazionale in positivo. Quando siamo arrivati noi ne aveva di 4-5 primati, ma in negativo. Più di questo non si può chiedere, naturalmente. Quindi sono felice che alle mie spalle lascio un'esperienza positiva anche in termini di stabilità politica. Come lei sa, direttore, un giorno di crisi non c'è stata nel governo della regione. Non Solo abbiamo qualche dovuto sostituzione di cambiare. assessori, però concordata e senza mai una crisi o Eh un'apertura sì, o un rimpasto, insomma. uno perché se l'ha chiamato padre, il Padre Eterno, e parlo del povero Tuse, E su quello uno perché è compianto, mi permetta di diventato. dire compianto, Presidente. Ma Mi permetta di dire non c'è compianto. dubbio, non c'è dubbio. Guardi, io una delle mie più grandi soddisfazioni è stata quando Sebastiano mi ha detto: con te l'assessore, io da tecnico lo faccio volentieri. Quindi è stata una bellissima gratificazione. E poi Vittorio Sgarbi è eletto alla Camera e due assessori, due o tre assessori che sono stati autonomamente sostituiti su loro richiesta. Penso ai 30 circa assessori del governo Lombardo, se penso ai 52 del governo Crocetta, beh, devo dire che io ancora sto governando, proprio oggi faccio una giunta, forse l'ultima seduta di giunta, con gli stessi assessori che ho nominato 5 anni fa. Quindi, come vede, un rapporto assolutamente solido con i partiti, proprio perché la stabilità
è una delle caratteristiche che rende credibile una regione, un governo e quindi un'intera comunità. Le faccio una domanda prima di passare poi a un commento di quello che è il risultato elettorale, tanto alla regione quanto a livello nazionale, perché adesso lei andrà a ricoprire altro incarico nel quale, riteniamo, rappresenterà la Sicilia e i siciliani, come ha sempre fatto, e difenderà gli interessi di quest'isola. Ma prima di andare a parlare di questo, le chiedo, a prescindere dalle polemiche che hanno portato alla sua rinuncia alla candidatura, magari poi ne accenniamo subito dopo, anzi ne accenniamo sicuramente dopo, ci sono cose da governatore, non da politico, da governatore, per le quali le è rimasto quel pizzico di amaro in bocca per non essere riuscito a farle? Beh, certo, noi abbiamo avviato iniziative piccole, medie, grandi, che speravo poter completare entro una legislatura. Io le ricordo che nella scorsa campagna elettorale avevo detto che mi sarebbero bastati 5 anni per avviare e portare a compimento alcune iniziative. Non avevo fatto i conti col Padre Eterno, col fato, col destino, cioè con 2 anni di Di pandemia. tragedia legata al Covid. Quindi avrei voluto completare, le porto 2 esempi per tutti, ecco. I termovalorizzatori che ho già istruito nella procedura, già fatto il primo bando, il Presidente Schifani dovrà soltanto completare l'iter, il secondo bando sta per essere firmato dal direttore in questi giorni e poi si va al bando pubblico, alla realizzazione di 2 impianti che porteranno a soluzione il problema eterno dei rifiuti in Sicilia. La differenziata, glielo ricordo, ma lei è attento cronista, dal 19% quando sono arrivato io la lascio al 48%, merito naturalmente di un gioco di squadra che abbiamo fatto con i sindaci e Mi con i permette cittadini. un'osservazione, c'è però sulla differenziata un grande problema legato alle città metropolitane. Sono le grandi città che tengono bassa la media della differenziata. Mi corregga se sbaglio. No, 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 sono assolutamente d'accordo con lei. Senza le 3 grandi città, Palermo, Catania e Messina, la differenziata in Sicilia arriverebbe intorno al 70%, quindi in linea con le regioni del nord, un grande passo avanti, inimmaginabile 5 anni fa. Il problema è che nelle 3 grandi città c'è ancora sofferenza, ma già è cominciata la raccolta differenziata. Io ho davvero fiducia nel lavoro degli amministratori locali. Ma le ricordo che c'è una parte di spazzatura che non è differenziabile e quella segue 2 destini, o in discarica o dal termovalorizzatore per produrre energia e per diventare polvere, cenere. In tutte le regioni italiane c'è un termovalorizzatore. In tutte le capitali, le principali capitali europee, il termovalorizzatore è realizzato nel centro della città. In Sicilia c'era questa sorta di, vorrei essere non sospettoso, questa sorta di muraglia che impediva persino di parlarne. Ecco, io ho superato la muraglia, ho creato una breccia, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, 2 termovalorizzatori, uno Sicilia orientale e uno Sicilia occidentale. Lo realizzeranno i privati che si aggiudicheranno questa possibilità sotto il controllo della regione e quindi realisticamente fra 3-4 anni la Sicilia non avrà più il problema del rifiuto in mezzo alla strada perché le discariche, ne ho trovate 511, le discariche serviranno soltanto a raccogliere una minima quantità. E quindi una discarica può vivere anche 80 anni, 100 anni, mentre oggi o fino a ieri una discarica dopo 5 anni si esauriva. Il secondo tema che avrei voluto portare a compimento è quello del centro direzionale, a Palermo particolarmente caro, ma credo caro a tutti i siciliani. È assurdo che la regione debba pagare 27 milioni l'anno di fitti passivi. Noi abbiamo gli uffici regionali sparpagliati in tutta la città con grave disagio per il cittadino che arriva da lontano, che arriva da fuori. Ecco, tutto in un solo palazzo dove c'è anche lo spazio per i bambini, i figli dei dipendenti, dove c'è la possibilità di poter consumare un pasto,
dove c'è la possibilità di poter posteggiare, dove c'è la possibilità di arrivare con il mezzo pubblico. Questo ho immaginato col mio governo in via Ugo La Malfa. Il centro direzionale ha già uno studio di fattibilità, quello completo ci verrà consegnato alla fine di novembre. E nel frattempo stiamo trattando per la totale acquisizione del sito, in parte è nostro per una certa percentuale, e anche questa è un'opera che potrebbe essere completata in 3-4 anni. 450 milioni farebbe lavorare migliaia di palermitani per 3 anni, per 4 anni, e sarebbe una vera grande opera pubblica in una città come Palermo, dove non si fanno opere pubbliche significative da oltre 40 anni, 50 anni. Ecco, queste sono le due cose più importanti che avrei voluto portare a compimento. Ma alla fine, sa direttore cosa le dico? Non importa chi taglia il nastro, l'importante è chi mette la prima, chi fa il primo passo, anche nei percorsi più lunghi. Io potrò dire un giorno ai miei figli e ai miei nipoti: questi due problemi li ho avviati a soluzione. Velocemente, una sola cosa, se dovesse sceglierne una cosa fatta durante questo governo da indicare come l'ho fatto io, questa cosa mi fa piacere averla fatta, a prescindere poi dal vantarsene fra virgolette con gli esterni, magari, come diceva lei, raccontare ai miei nipoti: questa cosa l'ho fatta io. Se ne sceglie una, qual è quella che ritiene più qualificante dell'azione del suo governo? Non ho dubbi, l'autorità di bacino. Sono due parole dietro le quali si conservano e nascondono 3.000 corsi d'acqua, 3.000 asti fluviali, fra fiumi e torrenti, asciutti e vivi. E mancava dal 1986, sono passati tanti presidenti, ma nessuno si era accorto che in Sicilia non c'era l'autorità preposta a vigilare sulle aste fluviali, sui corsi d'acqua, con tutto quello che abbiamo dovuto subire e piangere. Ecco, oggi l'autorità di bacino è funzionante, abbiamo pulito 125 fiumi, abbiamo speso decine e decine di milioni, con il cambiamento climatico, con la tropicizzazione del nostro clima, con tutto quello che è avvenuto e avviene in Italia, io credo che questa sia una delle opere più importanti che ci ha anche consentito di poter spendere oltre 490 milioni contro il dissesto idrogeologico, e me lo lasci dire, siamo la prima regione in Italia per spesa su questo fronte. Io ne ho trovati 26 di milioni spesi contro il dissesto idrogeologico. Sì, lo so, non le abbiamo dette queste cose, non abbiamo comunicato, mi rendo perfettamente conto. Io sono educato alla vecchia scuola, che vuole quella del silenzio, di lavorare nel silenzio del dovere. Però i siciliani hanno capito, a giudicare anche dall'esito elettorale generale e, se mi consente, mio personale, visto che ho avuto l'onore di avere la più alta percentuale nel mio collegio, che è diventato anche oggetto di analisi dell'Istituto Cattaneo. Sì, e infatti era questa la domanda successiva, parlare del risultato elettorale. Da un punto di vista le chiedo una valutazione di quello che era un risultato che comunque anche alla vigilia si era compreso, che stava maturando questo tipo di risultato. Parlo delle elezioni politiche, ma anche delle regionali, perché poi l'andamento è analogo, anche se in regione ci sono maggiori preferenze per il centrodestra, o meglio, per alcuni partiti del centrodestra rispetto alla nazionale, però queste sono cose che magari analizziamo dopo. Ma fondamentalmente una valutazione dell'andamento delle elezioni da un punto di vista generale, nazionale, e poi c'è nel dettaglio la sua, fra virgolette, sfida. Noi giornalisticamente l'abbiamo letta come la sfida fra Nello Musumeci e Cateno De Luca, perché alla fine è andata a finire che in quel collegio eravate l'un contro l'altro, pur dopo tante polemiche, discussioni e così via dicendo. Insomma, non devo raccontarle io come sono andate queste cose. Allora, parto dall'ultimo. Io non ho mai polemizzato con questo candidato messinese, mai, perché io mi occupo di politica, non di spettacolo. E mi dicono gli esperti analisti che nel mio collegio il messinese o il candidato di Messina, perché io non faccio distinzione fra messinese, catanese, palermitano,
come invece qualcuno anche ad alto livello ama fare. Ma quel candidato è stato raddoppiato, no, triplicato dai miei consensi, ma era più che normale. Veda, il risultato della Sicilia arriva dopo 5 anni di buon governo. 5 anni fa Musumeci vince in Sicilia sulle ceneri e sul fallimento del centrosinistra. Non dare una lettura politica a questo risultato mi sembra davvero riduttivo, anche perché le schede erano 3, quindi una cosa è la prospettiva nazionale, altra cosa è il voto molto più analizzato e meditato e sofferto come quello regionale. In Sicilia si è compreso che il centrodestra ha lavorato bene per 5 anni, ha tenuto lontana la magistratura da problemi di corruzione, concussione, malversazione, peculato, e abbiamo prodotto, perché non c'è un comune in Sicilia che non abbia ricevuto denaro, contributi a sostegno di opere pubbliche. Quindi la infrastrutturazione è stata massiccia e diffusa, tutti e 391 comuni. Tutto questo ha maturato un risultato nelle forze politiche che è sotto gli occhi di tutti. C'è anche il vento di Fratelli d'Italia, ma come lei ha visto è un vento che non si ripropone negli stessi termini in cui si è riproposto nella penisola. Segno evidente che il siciliano elettore, quando vota, fa 2 valutazioni diverse. È chiaro che rimane il nodo del voto di protesta, il voto dato al Movimento 5 Stelle. Io sono convinto che l'assistenzialismo non può essere e non possa essere la risposta ai problemi del Mezzogiorno d'Italia, assolutamente. Io dico che ai nostri giovani non dobbiamo regalare il pesce, dobbiamo insegnare a pescare, che è cosa diversa. E per insegnare a pescare serve rivedere il sistema formativo ed educativo, serve rivedere l'apprendistato. Ci sono casi di povertà assoluta e relativa in Sicilia che vanno assolutamente analizzati. Piuttosto che dare 780 euro ad un ragazzo che sta a casa, io credo sia più utile aumentare la pensione per coloro che hanno una famiglia numerosa, sono pensionati e prendono 500 euro al mese, o aiutare coloro che a 50 anni perdono il lavoro e si ritrovano troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi per ricominciare da capo. Quindi in questo senso, ecco, la lotta alla povertà si fa sul serio, evitando le disuguaglianze, aiutando coloro che non possono più andare a lavorare, coloro che hanno una certa età, coloro che sono inabili al lavoro. Diventa diseducativo mantenere un ragazzo a casa a spese dello Stato, o magari qualcuno furbetto che percepisce il reddito e poi magari fa un lavoro nero, e il lavoro nero è un lavoro fuori legge e va sempre evitato. Ecco perché le dico, noi in Sicilia questo risultato del Movimento 5 Stelle lo abbiamo subito con molta tristezza, non perché il Movimento 5 Stelle non abbia titolo per poter esprimere proposte di governo, che finora in verità non ha espresso, ma proprio perché noi dobbiamo finalmente porre fine alla cultura dell'assistenzialismo, alla cultura del familismo, e capire che la Sicilia ha bisogno di mettere finalmente l'impresa al centro dell'attenzione, e Roma deve comprenderlo questo, perché andiamo a Roma con questo proposito. Il Mezzogiorno, il Sud e la Sicilia in particolare debbono diventare prioritari nell'agenda del prossimo governo, che sarà guidato da Giorgia Meloni. Bene, io adesso
le do l'opportunità di levarsi un sassolino dalla scarpa, ma la faccia dire così, perché noi giornalisti parliamo così, voi politici siete più accorti nelle vostre espressioni. Se lei le è rimasto molto male dall'essere stato additato soltanto perché è catanese, ne parlavamo anche un attimo prima dell'andare in onda. Io sostengo e ritengo che la questione non è catanese, palermitano, agrigentino e così via dicendo. Oggi sarà un palermitano presidente della regione, ma la questione è essere competenti, essere bravi, essere affidabili. Cosa ha da dire su questo oggi, che sta per lasciare il testimone a una persona sulla quale sono sicuro non ha niente da, sulla quale non ha niente da recriminare, come ha detto in tutte le occasioni, peraltro pubbliche e non? Beh, direttore, se mi consente, ai requisiti che lei ha detto, bravo, affidabile, ce n'era un terzo, non mi ricordo bene, io aggiungerei onesto. Assolutamente. In una terra come la nostra si dà per scontata l'onestà, no? Dimenticando che centinaia di pagine della Commissione Antimafia sono dedicate a uomini politici siciliani e dimenticando che la storia della regione siciliana per metà capitoli è dedicata al malaffare e alla contiguità fra la politica e le organizzazioni criminali e quelle comuni. Benissimo, Presidente, però mi permetta, l'onestà, a mio modo di vedere, deve essere la base da cui partire. Abbiamo esperienze anche di uomini onesti che però incapaci, che hanno guidato questa regione. Bravo. Quindi partiamo dall'onestà, sicuramente, ma non basta. Questo era quello che volevo dire. L'onestà io non la considero un obiettivo, direttore. Sono d'accordo con lei, è un prerequisito. Esattamente. Tu non puoi partiamo fare politica se non sei onesto, e mi pare che in questo periodo ci sia qualche deputato regionale in libertà provvisoria, ma questo lo vedremo dopo. Io credo invece che il presidente Schifani abbia tutti i requisiti necessari per essere un ottimo presidente. Voglio solo sperare, è un auspicio il mio, per carità, che si riesca a lasciarlo libero nelle proprie scelte. Si dimentica che in Sicilia da 20 anni c'è una regione presidenziale. Significa che il presidente non è più eletto dal Parlamento, ma è eletto dal popolo. Il Parlamento a sua volta è eletto pure dal popolo. Hanno due funzioni diverse. La interferenza nell'operato del presidente della regione può diventare pregiudizievole. Il presidente della regione deve avere sempre mani libere, non deve avere il timore del condizionamento esterno o interno. Questo è il requisito essenziale che si richiede, specie in una regione come la nostra. Io, per restare con le mani libere, ho pagato la mancata ricandidatura, naturalmente, altrimenti oggi non staremmo qui a parlare di quello di cui stiamo parlando, assolutamente. Ma sa, la libertà in ognuno di noi ha un prezzo, più o meno alto, basso, ma ha un prezzo. Io l'ho pagato volentieri pur di restare uomo libero. Quindi al presidente Schifani auguro davvero di poter fare più di quanto non abbia potuto fare io. Ci sono problemi strutturali alla regione legati al personale, che deve essere rinnovato, non si fanno concorsi dal 91, ci sono problemi di indebitamento realizzati negli ultimi 30-40 anni, debiti e disavanzo, c'è un problema di proiezione esterna, perché dobbiamo cancellare alcuni luoghi comuni, e poi bisogna definire con chiarezza i compiti del presidente eletto dal popolo e i compiti dell'assemblea eletta dal popolo. Ancora alcuni di questi aspetti non sono stati affrontati. Ci sono norme regolamentari che andavano bene quando il presidente era eletto dall'assemblea e che oggi non possono più andare bene, visto che il presidente è eletto dal popolo e il legislatore ha voluto la elezione diretta proprio per sottrarlo al condizionamento dei partiti, che sono essenziali in una democrazia, i partiti. Però bisogna vedere se c'è la democrazia all'interno dei partiti, altrimenti non abbiamo risolto niente. Se ci sono i padri padroni che minacciano
di mancata candidatura, è chiaro che il rimedio diventa peggiore del male. Ma questo appartiene alla storia futura, alla cronaca futura, che spero possa diventare storia, ottima storia, storia pulita, storia trasparente, come quella che abbiamo creduto di poter dettare noi in questi 5 anni. Magari non storia, ecco, non ho questa pretesa, ma le cronache politiche degli ultimi 5 anni hanno evidenziato che alla regione siciliana un governo di centrodestra ha lavorato con grande impegno, con grande onestà, con grande efficienza, i numeri lo dicono, siamo fra le prime regioni per investimenti, siamo la quarta regione in Italia per crescita economica e la terza per investimenti, quindi le lascio soltanto questo dato per riflettere quanto sia cambiato il panorama negli ultimi 5 anni. Io a Roma farò il mio dovere di senatore, continuerò a rappresentare la mia terra, cercherò di essere a disposizione del governo regionale assieme ad altri parlamentari, naturalmente ad altri colleghi, da cerniera fra le esigenze di Palermo e le scelte di Roma. Andiamo avanti, l'importante è che la Sicilia possa continuare sulla strada che abbiamo indicato, tracciato. Abbiamo praticamente esaurito il tempo, le faccio un'ultima domanda velocemente, se riesce a rispondermi in 30 Prego. Secondi. Visto che ci sono queste cose da fare nel Parlamento siciliano, sono sicuro che lei continuerà a guardare al Parlamento siciliano, forse adesso in questa condizione per gli equilibri politici è il momento di eleggere un presidente dell'ARS di Fratelli d'Italia o di Diventerà Bellissima, che comunque ormai è pezzo costola di Fratelli d'Italia, mi permetto di dire. Sì, no, Diventerà Bellissima è stata un'esperienza molto molto interessante, durata 7 anni, confluisce in Fratelli d'Italia. Io non mi sono occupato e non mi occupo di organigrammi, come lei sa, ho anche questo limite e questo difetto. Certamente Fratelli d'Italia ha dimostrato in questa consultazione di essere una grande forza politica, formata da donne, da uomini e soprattutto da giovani. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, quindi credo che ogni forza politica debba avere un ruolo di responsabilità in funzione del consenso raccolto. Mi auguro che il nuovo presidente dell'Assemblea regionale sia collaborativo con il governo, che non si intrufoli negli affari che non riguardano il Parlamento, sappia essere obiettivo all'Assemblea regionale siciliana, che non sia una persona adusa ai trabocchetti e ai colpi bassi, che abbia un minimo di pudore, che non sia aduso alle sostanze stupefacenti o all'alcol, che sia una persona responsabile come deve essere, ma non mi riferisco solo a Palermo, come deve essere un presidente di assemblee e di consigli regionali. Mi auguro solo questo. Va bene, Presidente, grazie per aver trascorso questi 24 più minuti con noi. Speriamo di continuare a incontrarci e discutere di politica e delle cose che si faranno anche grazie a lei. Da senatore. Grazie ancora e soprattutto grazie a voi, al pubblico di Blog Sicilia che ci ha seguito fin qui. Appuntamento rinnovato al prossimo Talk Sicilia. Arrivederci.